Banca d'Italia, da una ricerca sul 2023 i conti correnti delle famiglie italiane arrivano ad un prezzo medio di 104 euro, ancora altri 10 euro di aumenti rispetto allo scorso anno. Andiamo quindi a vedere con una nuova carrellata quelli che sono i conti correnti gratis, magari con bonus, senza spese e con tanti bei sistemi per avere interessi, sfruttare il pago PA, la retta per la mensa, l'asilo o il pulmino del figlio, il bollo auto, i migliori conti correnti per questo 2024. Jack, Frida, io gli italiani se son grulli o no, io lo so, però mi sono vestito a questa maniera perché a me le persone che spendono 90, 100 euro per avere un conto corrente, poi magari ne hanno anche più di uno, che spendono di qui, spendono di là per le riarie e mi stanno un po' in sulle. E allora mi sono messo vestito per riuscire a fare come i Giantemoni, avere i conti correnti più possibili, gratis, ecobonus, eccetera, eccetera. Giantemoni in questo e ci insegna. Peter! Jack, Frida, guardate qui, 50 IBAN, Giant Money, tutti gratis, Giant Money con le banche è un drago, guardate coda, e ci ha messo, sono figli a 1000 euro in mese, e tu spendi 104 euro per avere il conto corrente, per le riarie e il tabacchino, gratis e senza spendere nulla, dai retta a Giant Money e vedrai che tu ti trovi di molto ma di molto bene, praticamente Giant Money c'ha, Widiba, Ingi, Limiti, in bank c'ha l'Intesa, c'ha Tinama, c'ha Wise, che c'ha fino a 40 conti con 40 valute possibili. Monte di Banesteri, tutti gratis. Poi c'ha l'N26, c'ha Hype, c'ha Revolut, anche lì c'ha 3 conti aperti stranieri e fino a 36 valute possibili anche su Revolut. C'ha l'Unicredit, c'ha Buddy Bank, c'ha Flowy, c'ha Dots, che ultimamente si è preso un monte di soldi. C'ha BBVA che chi ne fa a meno è veramente grullo. Poi c'ha Medirect, c'ha You, il conto svizzero. C'ha il conto di Findomestic che c'è sempre buoni di N meno. Plutus, meglio banca, You, la carta ad Advanzia Bank, quella di reddito. I card, Banchera, MyFin, Banca Sistema, Black Cat Card, il gatto nero. Credit Agriole, Credem se tu ci credi, EasyBank e il conto che è il progetto che è l'ultimo nuovo che ha fatto Giant Money. Oltre a questi, e c'hai il conto anche su PayPal, Satispay e soprattutto il saldo Amazon di Giant Money. Allora anche te inizi a fare tutti questi conti che ti danno un monte di buoni e così tu inizi a avere un monte più soldi come capirebbe a Jack che poi ci compra tutta la roba tecnologica e tu fai attenzione alle spese con Frida Peali di prezzo. La classifica dei meglio conti di 2024, partiamo con Biper Banca dalla nona posizione. Questo conto qui purtroppo bonus e non ci sono. E non si è mai visto nessuna promozione da parte di questa banca, che è Biper Banca. Ti dà l'apertura e il conto gratis i primi 3 mesi, c'ha prelevamenti gratis ma solo agli sportelli quelli sua. Questo conto che è tutto gratis, c'ha la carta Mastercard nuova, funzionante, bella, tutto quanto, ti rimane gratis se tu ci porti lo stipendio e ci carba poco. Vero Frida, ottava posizione, troviamo Hype che c'ha due tipologie di conti più importanti, che è quella della Hype Standard, che tu puoi andare a vedere anche nell'articolo che ha fatto Giant Money ai blog Tecnogalaxy. Se poi però tu scegli l'Hype Next, quella ti dà un bonus da 25 euro, c'è il link qui sotto, te lo lascio in descrizione, però tu devi pagare praticamente 2,90 euro al mese per 2 mesi, sono 5,80 euro, è un modo per avere quasi 20 euro di bono e dopo 2 mesi però cerca di chiuderlo. Come si chiude? Molto facile, guardi il video di YouTube, potete risparmio come chiudere e un torrent in 3 minuti. Questa era l'ottava posizione per Hype di Banca Sella, che c'ha un monte di hashback, un monte di osse, che però devi stare attento a riarialo con una carta di un'altra banca perché c'è le spese e comunque 2,90 euro al mese sono veramente troppe. In settima posizione si può trovare il conto, che anche quello non ci si è mai avuto, di Mediolanum, che ti dà addirittura il 5% di interesse
se tu vincoli i quadrini per i primi 6 mesi. Tu puoi fare i prelevamenti in tutta Europa gratis, cosa che vedremo anche su altri conti. Il conto selfie di Mediolanum tu lo puoi aprire anche con la speed. Se tu c'hai la speed, vai subito a farla o siete, guarda il video sulla app Io e come fare la speed di 2021 e ha fatto Giante Moni, ti spiega come fare tutto quanto gratis partendo dalla tessera sanitaria. Jack, portaci in sesta posizione te! Chi si può trovare con un bonus che a volte è 10 euro, a volte 20 euro? Proprio lei! Mi metto, guarda, in questo modo qui, perché visto di profilo, anch'io si può vedere Tinaba di banca profilo. Caro Geco, la carta di Tinaba c'ha un saldo diverso dal saldo di conto corrente. Un modo ancora più sicuro per avere saldo conto e saldo carta diversi. Quando tu fai i movimenti e le transazioni online per comprare qualche cosa su internet. Ma soprattutto Tinaba viene ricordato sempre perché c'ha l'imposta di bollo che invece di essere a carico di cliente la paga la banca. L'importante, vai a vedere sia il video sia l'articolo ai blog Tecnogalaxy come mettere il codicino, fare una prima diaria da 20 euro e con quella tu c'hai il primo bono con cui Giante Moni è riuscito anche a mettere 5 euro di benzina nella macchina a metano. Vediamo come. Arriviamo adesso in quinta posizione, dove si trova il Credit Agricole. Se tu sei di Poggibonzo, tu sei di Olle, tu devi fare il Credit Agricole, la cui promozione adesso prevede con la carta Visa che tu richiedi che il conto è gratis per sempre, ma la carta è gratis per 2 anni. Dopo 2 anni la carta ti diventa a pagamento, per cui anche in questo caso tu devi chiudere il conto prima di 24 mesi. Tu lo chiudi sempre seguendo il video che ha fatto Giante Moni su come chiude un conto corrente in 3 minuti. Usando la carta Visa di Credit Agricole tu c'hai un cashback fino a 100 euro, una banca che non è gratis per sempre tutto quanto, ma che comunque ti dà un monte di buoni e nemmeno. Come dice sempre il nostro Peter, ogni soldino risparmiato è un sordino guadagnato. In quarta posizione si trova Revolut, un conto corrente britannico con Libra straniero della Lituania, con cui si riesce però a fare il pago PA sulle spese su bollettini italiani e così si riesce a non spendere 1 euro, 1,50 euro, 2 euro di omissioni su tutte queste spese. Con la pubblica amministrazione sa così un modo di pagare snello, veloce, direttamente inquadrando i cellulari QR code e così si paga in un secondo e non si spende nulla di omissione. Un altro modo con cui questo Revolut ha un monte di conti correnti, Giante Moni ci tiene sterline in questo Revolut, che ti fa pagare la carta la prima volta ma poi tutti i conti è gratis, rirende tutti questi soldi con le omissioni e tanto poi un tu paghi a tutti i bollettini. Tutto quanto molto utile per andare all'estero, anche se tu c'hai figlioli minori, vai a vedere il video Revolut Under 18, quello sulla Pippi. Ti consiglio, Jack, di partire dal link qui sotto per fare Revolut. Una volta tu l'hai fatta, tu hai pagato la carta, devi solo mettere un po' di soldi sul conto e fare le prime 3 spese da 5 euro fitte fitte una dietro l'altra. Metti anche la carta su Google Pay o su Apple Pay, tu le fai ancora prima, così tu riesci a avere il bono. Oltretutto, presentando amici, tu puoi avere anche lì con Revolut a volte 30 euro, a volte 40 euro. Si arriva sul podio, terza posizione, Pairwise, fino a 40 valute diverse, la miglior carta di tutte per andare all'estero e per viaggiare. C'è un sistema di tanti IBAN, tanti conti correnti, tutti quanti gratis, di mezzo mondo, di questi conti, multivaluta, Giante Moni ce n'ha un fottio. E soprattutto con Wise tutti i mesi riesci ad avere il 2,28% sui saldo di conto che tu c'hai sulla Wise in euro, invece diventano i 3,31% se tu c'hai le sterline, per arrivare addirittura al 3,85% se tu c'hai nel conto di Wise i dollari americani. Una cosa incredibile, anche questo in valuta si riesce a riscuotere belle percentuali di interessi. Mentre te, Frida, raccontagli che è molto importante che con Wise la prima volta tu porti 20 euro subito ogni conto e poi tu ce ne metti subito almeno 2,50, magari se tu stai andando in ferie all'estero, tu le cambi in valuta, in sterline, in dollari, in quello che ti pare, tu hai le omissioni la prima volta gratis. Ogni 3 amici invitati con questo sistema e loro portano 250 euro, tu c'hai anche te ben 60 euro di premio gratuito con la Wise.
un altro modo di fare tanti bei bonus con tutte queste promozioni che ci sono ai canali YouTube votati al risparmio. Anche te, iscriviti. Che troviamo nella posizione numero 2? Troviamo Findomestiche, un conto che sarebbe gratis all'inizio, ma che dopo diventa a pagamento. Però, se tu ci porti in conto lo stipendio o la pensione, o meglio ancora, tu ci mandi 500 euro con bonifica ricorrente fatto da un altro conto tutti i mesi, il conto è gratis per sempre. Quindi non c'è nessun problema. E in questo modo tu riesci ad avere addirittura fino a 180 euro di buoni di carta e regalo con Findomestiche, ma non è finita qui. Oltre ai buoni shopping, ordinando poi anche la carta di credito che è gratuita, tu puoi avere, guarda qua, tutti i premi di club, Findomestiche Club, che anche lì noi siamo riusciti ad avere anche 20 euro, 10 euro per andare da Ideano a spendere le carte regalo in aggiunta a un Findomestiche. E qui ci sarà in posizione numero 1 tutti quanti insieme a Peter a scoprire BBVA, un mondo di opportunità. Tu c'hai addirittura il 4% di cashback sulle spese che tu fai con la loro carta fino a tutti i mesi. Inoltre il 4% lordo pagato in anticipo tutti i mesi su soldi che tu hai sui saldo di conto corrente, ma soldi proprio liberi senza vincoli né nulla. Ti ricordo che se tu rimani sotto le 5.000 euro tu paghi nemmeno e bolli. Un altro sistema con cui avere anche 200 euro ulteriori invitando gli amici. Quindi eccoci qua, anche te fai BBVA con il codicino qui sotto e avrai le prime 10 euro gratis dopo 20 euro invitando ogni amico. E anche l'amico che a sua volta magari porta una bolletta in conto, c'ha altrettanto 20 euro e altre 20 euro te, quindi un altro sistema per migliorare il numero d'amici. Inoltre c'è una promozione nuova e premia che a estrazione anche quello BBVA c'ha degli altri premi ancora. Ti fa vedere ancora una volta l'intera lista di quelli che c'ha lui, è un drago, guardate che coda!